Hello guys, Ryan here, benvenuti qui in questo nuovo video qui sul mio canale. Siamo su Rens Hardware e questa è una nuova recensione che vi porto oggi. Stiamo parlando di un paio di cuffie, di un headset wireless. Come vedete adesso sto guardando la pennina per collegare il nostro headset al computer, un headset 7.1 e sono le Vegence 2000 della Corsair, un fantastico paio di cuffie che riesco fortunatamente a recensire qui oggi per voi. Questo è il retro della scatola in cui andiamo a vedere un po' com'è l'headset, come andrà montato il pennino e ci dà un po' di specifiche, tipo i due driver da 50 mm montati su entrambi gli altoparlanti. Una distanza massima di 12 metri per la copertura del segnale dalla penna che trasmetterà appunto il segnale al nostro headset e l'headset e una 10 ore di autonomia delle cuffie. Qui è quello che troviamo all'interno della scatola. Questo è l'headset con la sua pennina per collegarlo al PC. Poi a sinistra abbiamo la varia manualistica, la garanzia e i cavi di collegamento. Questo è lo stand che ci viene fornito da Corsair, firmato ovviamente Corsair anche sulla connessione USB, come potete ben vedere. È una prolunga USB, molto comoda per sistemare la nostra penna USB Wi-Fi, dove preferiamo che sia su una mensola, sulla scrivania o sopra il computer, dove preferite. Ecco. Questa è l'accensione della pennina e adesso andiamo a vedere nello specifico l'headset. Esteticamente devo fare un applauso a Corsair, è davvero molto bello. Probabilmente nel video non rende, ma queste parti lucide e questo contrasto tra lucido e il metallizzato davvero è molto 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 bello. Qui sto facendo vedere come si allunga appunto l'headset, è piuttosto duro da far scorrere. Quindi non avrete problemi che l'headset si venga a ritirare mentre lo state indossando. Questa è la bellissima, come dire, la movibilità dei padiglioni. Io in questo momento sto utilizzando questo headset ed è davvero fantastico. Si muovono, non dico a 360 gradi, ma di buon 180 gradi, li vedete qua. Ci sono due tasti presenti e sono questi qua sull'headset, sul padiglione sinistro, che è l'accensione, quello più in alto, con sotto un LED blu che si va ad accendere una volta appunto accesi il nostro headset, e sotto il volume con una rotella. Questa è la connessione per la ricarica, perché ovviamente essendo wifi ha una batteria integrata questo headset che dura appunto 10 ore. Questo è il cavo fornitoci da Corsair con tanto di loghetto per la ricarica e una porta, dovrebbe essere una mini USB in teoria, che va a ricaricare il nostro headset. All'contorno della ricarica abbiamo un LED che si va ad accendere appunto quando inseriremo il cavo, che ci indica con il fisso arancione, come vedete adesso, che le cuffie sono in ricarica. Quando lampeggerà di rosso sono sotto il 10% della carica, e invece quando è verde vuol dire che sarà carico il nostro headset. La spugna che abbiamo sui nostri padiglioni è davvero molto morbida, ma adesso passiamo a vedere quello che è il software che ci viene dato da Corsair. Quindi a dopo. Ok guys, allora adesso siamo qui sul computer a vedere il software che ci mette in dotazione Corsair, scaricabile dal loro sito cercando appunto le cuffie che abbiamo comprato, quindi le Vengeance 2000, entrate nella sezione specifiche e poi scaricabili driver, e avete questo pannellino qua che una volta installato andrà a influire sulle prestazioni del nostro headset. Allora, abbiamo da selezionare il tipo di fonte che vogliamo avere dal nostro headset, quindi passare da un 7.1, che è quello completo, a un 5.1 o a un 2.0, quindi stereo normale. Io lo lascio in 7.1 perché tra quelli che ho provato, anche per semplicemente sentire la musica, è quello migliore. In più abbiamo la possibilità di creare un nostro profilo, dandogli un nome e aggiungendolo a
alla lista che abbiamo qua. Abbiamo i più importanti che ho provato anche io, sono stati il Default, quello con cui ho ascoltato la musica, Audiofilo, che potenzia i bassi sia a livello 1 che 1 più, in 1 più leggermente più dell'1, stessa cosa per il 2, che devo dire non disturba affatto l'ascolto e non distorce i suoni, sono molto molto puliti. Per gli FPS ho trovato il preset molto buono, si sentono benissimo i passi, l'ho provato con Counter Strike. È davvero una cosa fantastica. In più, se avete dei giochi che, come mi è capitato per Counter-Strike o per Diablo, che hanno l'impostazione audio dove potete selezionare il 7.1, a questo punto voi metterete qui 7.1 senza bisogno di attivare con questo grande tasto qua a sinistra il Dolby Surround in All, che è questo, avrete comunque l'audio in 7.1, o comunque avendolo così non cambierà più o meno niente, perché sarà mandato già in quel segnale. Comunque vi posso dire che attivando il 7.1 avremo il supporto di All senza il Dolby Pro Logistic 2X che vedete qui, perché quello sarà attivo solo con il 5.1 e anche con lo stereo, ma è inutile. Quindi con il 5.1 avremo il supporto sia del Dolby All che il Dolby Pro Logistic 2, e ovviamente potremo utilizzare i profili che preferiremo, eccetera eccetera. Io vi consiglio di utilizzare il 7.1 e di attivare o disattivare dove vedete o vi trovate meglio questo potenziamento da parte del software. Qui a sinistra abbiamo il controllo dei volumi, sia per il microfono che dobbiamo andare a modificare manualmente, sia per il volume che possiamo alzare, guardate, sono fermi con il microfono, possiamo alzare o abbassare direttamente dal nostro headset grazie alla rotellina che ci viene fornita. Detto questo, passiamo alle considerazioni finali dell'headset. Bene, e quindi per non dilungarmi oltre vorrei solamente aggiungere che a fine video troverete una piccola clip audio a schermo nero in cui andrò a provare l'audio del microfono del nostro headset, che probabilmente è l'unica pecca di questo headset, seppur dotato di tutte le nuove tecnologie, un microfono condensatore, l'accensione e lo spegnimento dato dalla posizione del nostro microfono, ma la qualità è davvero non eccelsa, ecco. Se volete registrare dei video non va assolutamente bene, o comunque dei commentary. Se volete utilizzarlo solo per giocare, allora probabilmente è passabile. Detto questo, io vi lascio alla traccia audio e la recensione è finita qui. Enjoy e che rinascia con voi. Bye bye. Questa è una traccia audio del headset Vegence 2000. Questo che sentite è l'audio che sentiranno i vostri compagni di TeamSpeak o Skype quando userete il microfono di questo headset per parlare.